E adesso voglio qui con me al centro del nostro palcoscenico, con tutti i nostri straordinari atleti e campioni, il comitato organizzatore di Sport per la Vita, Matteo Cannelonga, Luisa Del Pidio, Maria Cristina Marini, Pina Di Martino, Annalisa Del Pidio, e con loro il dottor Paolo Moretti e Celestino Ricco, perché è il momento più bello per chi ha organizzato questo evento, e cioè la consegna dell'assegno della solidarietà di questa 29esima edizione di Sport per la Vita Memorial Licia Giunco. Allora Matteo, abbiamo un grande assegno di 21.266 euro, congratulazioni! Meraviglioso davvero. Allora io sto aspettando il professor Paolo Moretti insieme con Celestino Ricco, però non li vedo scendere, sono stati avvisati immagino, vero? Eccolo, dai Celestino, vieni che ce la fai con i più piccoli. Professor Moretti, buonasera, benvenuti a tutti, un grande applauso. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi. Allora, voi ci presentate anche questo nostro giovanissimo amico, va bene? Bene. Allora, venite alla consegna dell'assegno. Un grande sorriso che è dedicato a tutto il nostro straordinario pubblico, perché grazie alla vostra generosità e alla vostra presenza che siamo riusciti a raccogliere questa somma importante, che è interamente destinata alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Regione Abruzzo e precisamente al Centro Regionale della Fibrosi Cistica che opera presso l'ospedale di Atri. Allora, intanto vogliamo ascoltare il dottor Paolo Moretti, che è il dirigente del reparto. Da quanti anni, dottore, siete all'ospedale di Atri? Da 3 anni, scusate la voce, sono ammalato anch'io stasera. E per la terza volta consecutiva che Sport della Vita si dedica al nostro centro di Atri, e siamo onorati e siamo felici di partecipare anche a questa bellissima festa così colorata. Speriamo che lo stesso colore ce l'abbiano i nostri pazienti. Grazie. Noi ringraziamo voi per lo splendido lavoro che fate a fianco di tutti i vostri pazienti. Celestino Ricco, presentaci questo nuovo amico. Allora, lui è Simone, come ti chiami? Io sono Simone Piccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Simone, sei meraviglioso, sei bellissimo. Allora Celestino, anche questa sera grande emozione perché tanti giovani hanno danzato con il cuore per la lotta alla fibrosi cistica. Certo, noi siamo entusiasti di questa manifestazione. Purtroppo non so se continuerà questa collaborazione, abbiamo chiuso un ciclo, speriamo di riaprirne un altro successivamente. Questa è una manifestazione che a noi ha portato un'infinità di vantaggi, oltre a un vantaggio economico, quello di far conoscere sul territorio la malattia e quindi dare un messaggio, grazie anche a tutti i presenti, che qualcosa si può fare per sconfiggerla. Grazie. Assolutamente sì, anche perché siete delle persone meravigliose e per Sport per la Vita è stato davvero un onore collaborare con voi. Grazie. Grazie di nuovo. Allora, con Maria Luisa Del Pidio, che è la presidente del comitato organizzatore, rimaniamo qui su questo nostro palcoscenico. Chiamiamo tutte le autorità presenti qui questa sera, insieme al sindaco, agli assessori del comune di Roseto, e poi anche volevo ringraziare gli amministratori del comune di Atri che hanno seguito la nostra manifestazione. So che sono presenti, li salutiamo con un affettuoso applauso e abbraccio.
Naturalmente in questo momento noi ci congediamo dai campioni del mondo, dai gruppi che hanno voluto regalare a questa serata il loro spettacolo con i doni, e quindi verranno offerte rose, vino, alcuni oggetti della linea Cosmesi Naturale della Ernesi, e poi i doni per tutti i partecipanti. Allora, io, dottor Moretti, la lasciamo andare, grazie ancora Celestino, ciao Simone, e ancora grazie a tutti. Allora, vi dicevo, consegniamo le rose e i doni ai nostri, perfetto, allora salutiamo con un grande applauso Renzo Ernesi, buonasera, che accompagna Sport della Vita da tantissimi anni. I vostri prodotti di bellezza sono una sicurezza e noi li vogliamo omaggiare ai nostri campioni che sono già bellissimi. Grazie per essere con noi, davvero, grazie ad Ernesi, arrivederci. Le rose sono offerte da Claudio Lelli e il vino che viene consegnato ai nostri campioni dalla cantina di Roseto Le Sei Volte. E poi abbiamo doni per tutti i gruppi, naturalmente io invito anche le allenatrici e gli allenatori delle società e dei nostri campioni a venire qui con noi. E salutiamo il sindaco della città di Roseto, Ennio Pavone, gli assessori Maristella Orbini, Mirko Vannucci, Alessandro Recchiuti, il presidente del consiglio del comune di Roseto degli Abruzzi, Nicola Di Marco. E è presente anche con noi l'assessore del comune di Teramo, Giorgio D'Ignazio, che ringraziamo, e il presidente del CONI, Italo Canaletti. Assolutamente sì, io, assessore Orbini, sindaco Pavone, prego, siete attesi. Prego, assessore D'Ignazio, ci raggiunga. Buonasera assessore, da Teramo a Roseto per godere questo splendido spettacolo. Buonasera assessore Maristella Orbini, piaciuto lo spettacolo? Bene, grande emozione, so che dovete consegnare i nostri omaggi agli atleti, prego. Schizza qui.
rosa che è il simbolo della nostra città. A ricordo della tua partecipazione a Sport per la Vita. Grazie davvero. Tutto bene? Ah, lei è stato sicuramente bravissimo, si è divertito. Io non ho il microfono, ma insomma traduco io. L'assessore Giorgio D'Ignazio è stato molto felice di partecipare a Sport per la Vita. L'aspettiamo per la prossima edizione. Grazie mille. Mafalda, io l'ho chiamata, dov'è? Mafalda Suppa, qui con noi per un saluto. Forse sta sistemando i suoi atleti. Va bene, allora vi saluto io per tutti, grazie per essere stati con noi, naturalmente ci diamo appuntamento per la prossima.